Un ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori. L'Italia dunque è avvolta in una bolla di caldo torrido. L'anticiclone africano Caronte raggiunge l'apice massimo di potenza a livello nazionale. È quello di oggi dunque un mercoledì di fuoco durante il quale i medici ed esperti raccomandano alla popolazione, soprattutto le fasce più fragili, di prestare molta attenzione alle ondate di calore. Sentiamo Alessandra Della Cà. È emergenza Caronte e oggi si raggiungerà la massima allerta in 23 città italiane. Da domani poi l'afa scenderà al nord. Il Ministero della Salute ha predisposto un apposito codice che dovrebbe garantire assistenza più rapida alle persone che arrivano nelle peggiori condizioni nei pronto soccorso. Ma quali sono i comportamenti da adottare per difendersi da queste ondate di calore? Noi abbiamo in collegamento Skype Giuseppe Aiosa. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti. Direttore del reparto di medicina interna dell'ospedale di Casale Monferrato, quindi a lei giriamo questa domanda. Allora, le raccomandazioni ministeriali sono assolutamente corrette per quello che riguarda i termini generali che sono ben conosciute dalla popolazione, tanto da non avere, per esempio, il reparto invaso e per fortuna da pazienti che vengono ricoverati per problematiche legate al colpo di calore. Sul codice calore, ci sono state delle perplessità espresse dalla Società Italiana di Medicina d'Urgenza che preferiscono continuare, secondo me correttamente, a ragionare per codice colore, ovvero assistere i pazienti con una tempestività che è secondaria alla gravità del quadro clinico. Per quello che riguarda la sintomatologia, che deve condurre tempestivamente al pronto soccorso in caso di colpo di calore, mi piace ricordare quelli che sono i sintomi più importanti, ovvero in particolare le alterazioni dello stato di coscienza fino alla vera e propria sincope, ovvero alla perdita di coscienza dei pazienti. Il colpo di calore va distinto dal colpo di sole, perché il colpo di calore interessa persone che non sono esposte direttamente ai raggi solari, ma che per le condizioni climatiche, ovvero una temperatura esterna superiore ai 35 gradi centigradi e una elevata umidità ambientale, non riescono a disperdere il calore in eccesso, raggiungendo quindi temperature corporee superiori ai 40 gradi, che quando accompagnate da appunto manifestazioni neurologiche richiedono l'immediato accesso in pronto soccorso e il ricovero ospedaliero. Anziani e bambini in primis da tutelare, poi ovviamente tutta la fascia di popolazione, ma che cosa non bisogna fare? Quello che non va assolutamente fatto e che mi preme sottolineare è l'autoregolazione della terapia. Per esempio, i pazienti ipertesi nelle condizioni di caldo estremo tendono ad avere un'importante riduzione della pressione. Ecco, i farmaci non vanno assunti al bisogno in base ai valori di pressione di quel momento, ma la strategia terapeutica va concordata con i colleghi specialisti o medici di medicina generale. Lo stesso dicasi per l'assunzione di acqua, che in alcune patologie non può essere indiscriminata. Può essere scorretto anche il fai da te sull'assunzione di integratori, perché molti integratori contengono dei sali minerali che a loro volta vengono, come dire, il cui metabolismo viene variato dall'assunzione di alcuni farmaci, che sono dei veri e propri farmaci salvavita, perché si usano per esempio farmaci che si usano nella terapia dello scompenso cardiaco, della cirrosi epatica, dell'ipertensione e dell'insufficienza renale.